Rea, che riesce a impunearsi, scarico per Tenic da tre, e c'è la tripla di Rado del campionato l'anno scorso con Scafati. Ancora Pekic, e sono ancora due punti per Radomir Pekic. Decino successo questa sera, agguanterebbe in classifica proprio Sarno al secondo posto in classifica. Adesso c'è una buona canestra di Pignalosa. Attenzione, subito la risposta di Rado, scarica per Lokanovic, dentro per Radomir Pekic da tre. Radomir Pekic, ce le hanno lavorato bene Nana, e quindi può essere decisivo questa cosa. Oh, canestro impossibile da parte di Raccattare. Lo portiamo in situazione della sfida contro Ciletto. Pekic da tre, e arrivano i primi punti della serata di Pozzuoli. Contenta, potrebbe essere un mismatch da sfruttare. Pekic cerca proprio Lokanovic, non lo trova proprio perché c'è un'ottima pressione di Milano. Arriva il pallone a Lokanovic, anche questa sera molto buono il suo impatto con la partita. Orsini subito per Pekic, formazione padrona di casa, Lewis Canessa, vola il pallone per Pekic, il cecchino, è un cecchino Pekic, poi Renato Orsini su di lui, c'è apre Orsini, no look per Pekic, questa è palla a canestro per seconda con ex compagno di squadra, costringendolo a medicarsi col ghiaccio, ottima circolazione di palla della GMA, Pekic, ancora Pekic della Virtus, va da Stefano Retic, ancora per Pekic, accoppiato con Angelino, Pekic per Enrico, ancora Pekic, fa prendersi il tiro, ancora una tripla di Pekic. Basket Pozzuoli, e ci sono Esposito e De Rosa, intanto vediamo Pekic. Altra tripla, anzi no, ricordiamolo sempre, Uns. Oh, Pekic da tre, ricordiamo sempre una per Cannavale, 3 punti per Longo e 5 punti per Balestrieri. E c'è ancora la tripla di Radomir Pekic. Ma uno serpico, 17 secondi per completare la sua, si va da Pekic, la bomba! Effetto San Paolo, effetto Abrea, ancora scarico, va bene GMA Virtus Pozzuoli. Altro cotone, altro mito. Tocca a me, vuol dire che qualche collega è impegnato in altre produzioni di campi flegrei. Ci sono partite intense, partite a testa a testa, partite a cardio. Domanda, mentre Pekic conquista il posto, Orsini scarica l'indirizzo di Pekic contro Riccio, Pekic fino in fondo, va da Lewis che trova il canestro, 100% da 3, 100% ai liberi, 5 punti anche per Abrea, per Pozzuoli. Per effetti i numeri, Giulio, come dici tu, ci sono da dire due paroline sull'infortunio di Hamilton. Contro Fabri, fino in fondo, va da Pekic, piedi per terra, Lauro su di lui, Lewis, mismatch evidente, la recupera molto bene Pekic. Che dire Giulio, tanto per iniziare sei stato molto molto buono a dire il primo quarto. Stadio, Salzillo, per Salvatore Rico, solita penetrazione, solito scarico, verso Pekic, è arrivata la tripla. Regionale e poi deve essere fase interregionale per Pozzuoli, e sì! Da Lewis, Lewis a Salzillo, poi Pekic,
Lewis in uscita, ancora Pekic, Radomir Pekic, sì, Kalesso, non possibile, palla per Pekic ancora, tre punti di Radomir, quello di palla per Olimpice, contropiede per Radomir Pekic, adesso il tiro di Radomir Pekic, tre punti, servono Olimpice, ancora palla per Radomir Pekic, fa saltare Giorgi e sono ancora tre punti per... Yeah.